secondo me, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. Ovviamente buongiorno a tutti, buon giovedì e speriamo appunto che il vostro weekend sia veramente rilassante e riposante. E ragazzi, prima di partire col contenuto, mi raccomando, come sempre, lasciate un bel pollicione alto, alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e i ringraziamenti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte, un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, innanzitutto partiamo col dire che Juventus Salernitana di domenica ore 6 potrebbe essere una partita in cui vedremo anche Thiago Diallo con un esordio, un debutto che tarda ancora ad arrivare. Però, stando a quello che sappiamo, anche se il ragazzo ha recuperato in tutte le forme dall'infortunio della crociata che lo attanagliava dai tempi di Lille, e nonostante sia stato aggregato ovviamente ai convocati e si stia allenando con regolarità, no, con la squadra, e potrebbe fare soltanto i suoi primi minuti nel secondo tempo a risultato acquisito. Dovrebbe essere, e ci metto sempre in condizionale, una partita senza storie, senza grattacapi, però sappiamo che questa Juventus, in grande difficoltà psicologica, mentale soprattutto, potrebbe farci degli scherzetti. Ed ecco perché ci sarà probabilmente un ballottaggio Sandro Rugani, stando alle ultime, perché come sappiamo il nostro capitano, leader della difesa, Danilo, potrebbe addirittura non recuperare per la finale di Coppa Italia. Non ci sono delle garanzie, nemmeno da parte del J-Medical, dopo gli ultimi appunto esami che sono stati fatti, quelli strumentali. Quindi è chiaro che dovremo in qualche modo utilizzare la profondità della rosa e dei rincalzi che abbiamo a disposizione per mettere in campo la formazione migliore. Poi via via che ci avviciniamo alla partita, è chiaro che avremo delle idee molto più chiare sul da farsi. Altra cosa importante da dire, e ci tenevo soprattutto particolarmente, è che Giuntoli sarà chiamato a fare delle scelte molto importanti e impopolari nel mercato estivo. Ricordiamoci che la rosa comunque andrà modificata e serviranno appunto i suoi colpi da maestro per alzare il tasso tecnico nei vari reparti, e diciamo che ci sono in questo momento 4 acquisti fondamentali messi nel mirino. Allora, il primo sicuramente è Riccardo Calafiori, per andare a rafforzare il reparto difensivo che ha fatto benino a tratti ma ancora ha difficoltà in certi momenti della partita. In marcatura d'uomo neanche tanto, ma nei contropiedi avversari fa fatica a trovare i piazzamenti giusti e molte volte prendiamo delle imbucate. Calafiori è un giocatore molto bravo in marcatura, ma come abbiamo detto varie volte adattabile a difesa 3, difesa 4 e soprattutto può essere messo anche davanti alla difesa a impostare. A noi è mancato molto un centrale difensivo alla Scirea, come vi ricordate bene, che oltre ad essere bravissimo in marcatura e anche a segnare all'occorrenza spingendosi in avanti, fosse bravo a vedere il gioco già da dietro, no? Quindi questo è importante. Quindi oltre al difensore con la visione di gioco servirà anche il portiere. E poi altri colpi che sono stati messi in mirino sono quelli di Dorgu del Lecce, che sta facendo molto bene, e sappiamo benissimo che la fascia dei terzini va rinforzata, quella di sinistra e quella di destra, perché come abbiamo detto, se vogliamo andare a fare una difesa 4 in futuro, 4-3-3, 4-2-3-1 che dir si voglia, ci vorranno gli interpreti e una rosa ovviamente ricca di sostituti e di ricambi. E poi ovviamente altri colpi che abbiamo già trattato, diciamo, varie volte, sono quelli di Coop Miners, che perché ovviamente in mediana serve qualcuno che detti i tempi, che abbia dinamismo, inserimento, tiro da fuori, visione di gioco, e uno che ha il gol nelle gambe, perché è già da 2 stagioni consecutive che va in doppia cifra e veramente non fa solo gol su rigore o su palla ferma, fa gol anche su azione, quindi è un giocatore veramente di spessore. Chiaro che però, come abbiamo detto, il problema rimane sempre, sempre il discorso legato al cartellino, perché a livello di ingaggio fondamentalmente il ragazzo si accontenterebbe anche di un 4,5, che comunque rimane nei parametri dettati dalla nuova politica lungimirante di Giuntoli, come se, però fino all'ultimo ovviamente lui rimarrà un dignitoso potenziale acquisto. Oltre a lui ovviamente li abbiamo già nominati gli altri, Samardžić e poi vari altri profili che potrebbero appunto inserirsi, no, nelle rotazioni e nelle, posso dire, nei tentativi, no, di operazione da intavolare da parte di Giuntoli. E l'altro nome è quello di Gudmundsson, giocatore che come abbiamo detto
ha già 27 anni, quindi non è più un ragazzino, islandese, quest'anno ha fatto benissimo col Genoa, l'abbiamo già ripetuto in tutte le salse, andando sopra i 14 gol di segnatura e facendo anche tanti assist. E come ho detto, ha contribuito alla salvezza tranquilla del Genoa. Chiaro che facendo il passaggio alla Juventus potresti diventare un nuovo Piontek, che poi andò al Milan e fece benino all'inizio e poi si eclissò, e quindi è chiaro che bisogna stare sempre molto attenti quando si fanno questi acquisti dalle squadre piccole. Quindi, come ho detto e ripetuto, questi nomi che ho citato in questo momento rappresentano l'archetipo, il prototipo di giocatore che noi dobbiamo andare a prendere, ok? Per rinforzare al minimo questa rosa. Poi vedremo se saranno loro, se saranno altri, ma l'ideale, lo avete detto benissimo anche voi nei commenti, è andare a prendere giocatori al di là della nostra Serie A, perché come avete visto benissimo, molte società che abbiamo aiutato, no, a livello economico, proprio comprando i giocatori da loro, non hanno restituito il favore. Basta pensare alla Fiorentina, che grazie ai soldi di Vlahovic, di Bernardeschi, di Chiesa, si è rifatto lo stadio nuovo, il Villa Park. Quindi è chiaro che questa situazione va modificata, ma io non ho grossi dubbi che il DT toscano possa riuscire in qualche modo ad invertire la rotta, no, a livello di acquisti. E lui ha sempre fatto un buon lavoro sia al Carpi che al Napoli nell'andare a scovare talenti sconosciuti che poi allevati in casa sono diventati di un certo spessore. Ecco, poi l'ultimo argomento che volevo trattare in questa mattinata, perché comunque stamattina ci sono sempre veramente ricchi contenuti da poter andare a sviluppare, nel pomeriggio un po' meno perché si ribadiscono più o meno le stesse cose che sono uscite la mattina, è quello riguarda a Max Allegri, il suo futuro, perché come avete visto benissimo la curva sud ha fatto questo silenzio appunto assordante e non ci sarà né nella partita con la Salernitana né in quella col Monza, quindi la rivedremo eventualmente, se non ci saranno dei cambiamenti o se ci saranno, nella prossima stagione. Lo sciopero del tifo da parte della curva sud ci sarà solo nelle partite in casa, proprio per una questione territoriale, no? Per far capire che loro hanno una presa di posizione, però diciamo in trasferta ci saranno regolarmente. Quindi la loro richiesta è quella che Allegri venga mantenuto sulla panchina della Juventus, indipendentemente da quello che sta accadendo, dai risultati che ci sono stati, e perché lo reputano un pilastro, un caposaldo della storia della Juventus, che è rimasto con professionalità e rispetto dei colori, secondo loro, fino adesso, nonostante i soprusi subiti dalla VAR, dagli arbitri, dalla giustizia sportiva, dalla UEFA, eccetera, e soprattutto nel secondo anno, poi bisogna dirlo, e quindi secondo loro è l'unico modo per mettere pressione, non ai tifosi Allegri out, ma aggiuntoli nella scelta definitiva dell'allenatore, sapendo che dal canto suo Allegri ha un altro anno di contratto fino al 2025, 30 giugno, e che andrà a scavallare ovviamente anche il mondiale per club, che come sapete prenderà il via il 15 di giugno, quindi chiunque dovrà partecipare, giocatori, staff, dirigenti e allenatore, a questa competizione, questa manifestazione, dovrà avere un rinnovo di contratto, perché come sapete finirà il 13 luglio con appunto un organigramma simile a quello del mondiale, o uguale a quello del mondiale per nazioni. Quindi insomma ragazzi, la situazione è abbastanza chiara, io penso di avervi fatto un riepilogo generale di tutto quello che sta succedendo. Vediamo cosa farà Giuntoli, perché Giuntoli, dopo la frase fatta per il 5 maggio, secondo me ha voglia di tornare a prendersi la tifoseria e in qualche modo stupirla, no? Con le sue scelte, con magari dei colpi di mercato azzeccati, e quindi vediamo dal canto suo cosa deciderà di fare. Non dico che siamo pendenti dalle sue labbra, dalle sue mani, però Elkan ha dato carta bianca proprio a lui per decidere il futuro, e quindi avrà questa pressione, questa spada di Damocle nel fare la scelta più giusta possibile. Quindi ecco, ripeto, vediamo la dirigenza come prenderà questo sfogo della curva sud, o se ragionerà in maniera autonoma, indipendente, basata su questi 3 anni, oppure in qualche modo è stata proprio la società, con Elkan Agnelli alle spalle, a organizzare una cosa del genere con il benestare di Allegri. Insomma, questa cosa non la sappiamo ancora. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Mila, e come sempre, forza io fino alla fine, sosteniamo i nostri colori tentando di arrivare alla qualificazione Champions aritmetica e alla finale di Coppa Italia alzandola al cielo.